Vediamo un attimo, prendiamo in esame il cuore del cambio, questa è la famosa meccatronica e guardate quanti passaggi e quante valvole, vedete questi spazi sono tutte valvole a cassetto e secondo di come gira la pressione fanno delle aperture e delle marce. Queste valvole chiaramente che vedete comandano sia le marce sia regolano la pressione di cui ha bisogno la centrale per far funzionare tutto. Come vedete è un componente molto molto delicato, ok? Vedete i suoi passaggi dell'olio, questo chiaramente va inserito sul cambio. Per avvalorare il fatto della manutenzione, perché molti dicono che l'olio del cambio ha vita, guardate che differenza c'è, che cosa troviamo dentro i filtri e non vi dico cosa abbiamo trovato dentro a questa centrale. Chiaramente il filtro è come i reni per noi, deve filtrare tutto ciò che passa all'interno di questa centrale. Se passa impurità, come vediamo in questo caso, sicuramente la centrale non potrà mai funzionare bene. Questo filtro è montato in questa situazione, sul cambio, con le sue viti, ok? Quindi una volta che lo rimonteremo, con il filtro nuovo avremo anche una pressione maggiore nel cambio e sicuramente anche ne risentiranno in miglioria anche le cambiate.